È la vigilia di Natale e tre Mudokon se ne stanno a canticchiare lungo le strade innevate del quartiere. Auguri di buon Natale, auguri di buon Natale, auguri di buon Natale, Natale felice. Chi disturba il Natale di Grosso? Si sa che a Natale siamo tutti più buoni. Il Grosso lo dimostra sempre e comunque. Io sono Neb e vi do il benvenuto in Natale nella Landa 2023. Cos'è stato? Sembrava qualcuno. Eh? Tornate ai vostri posti. Il Major Zero se ne stava tranquillo al calduccio in casa con le sue sboldre e le intratteneva con un racconto magico di Natale. Ragazze mie, finalmente ci godremo una vigilia di Natale coi fiocchi. Lasciate che vi racconti una magica storia di Natale. Inizia proprio quando un gruppo di amici bussa alla porta in fondo alla strada. Finalmente siamo arrivati a casa di Mike. Ragazzi, non so voi, ma ho un brutto presentimento a casa del nostro amico Slig. In che senso, Spiro? Cosa pensi ci sia di negativo? Siamo alla vigilia di Natale e bisogna essere positivi. Ragazzi, finalmente! Ce l'avete fatta! Accomodatevi tutti e buona vigilia di Natale! Prego, entrate e mettetevi comodi. Grazie Mike per la tua ospitalità natalosa. Non vedevo l'ora di mettermi al calduccio e di mangiare qualche stuzzichino prima del cenone. Già, io ho una fame da draghetto che non potete capire. Allora ragazzi, che ve ne pare? Vi piace come ho addobbato casa mia per questa grande festa? Non so Abe, non ti sembra un porcile sta a casa? Oddio Daniel, non farti sentire da Mike, perché potrebbe rimanerci davvero male, si è impegnato così tanto per organizzare questa festa. Ho capito Abe, ma almeno un po' di rispetto per gli ospiti a Ciderbolina, fammi sciacquare un po' la bocca con un po' di assenzio, vediamo se ce ne sta un po' in frigo, altrimenti sclero malissimo proprio alla vigilia del Santo Fortescue di Natale. Da quando è che non viene pulito sto posto? Oddio, mi sporcherò tutte le zampette da draghetto. Meno male che almeno il camino è acceso e funzionante, altrimenti mi sarei congelato la coda. Blea, lo sapevo che andava a finire così. Mike, com'è stupendo, sei stato come dire bravissimo con gli addobbi. Grazie Josie, sono contento che vi piaccia. Voi fate come se foste a casa vostra. Io ora vado su a sistemarmi un po' prima della festa e a mettere un po' di lucido alle gambe robotiche. Allora vediamo se ci sta un po' di assenzio dentro al frigo. Figlio di pu! Oddio, mi sa che c'era un eschimese dentro al frigo. Dai Dan, almeno ci sta il tacchino per il cenone. Guarda quant'è bello grosso, ed è anche vivo, cioè... come vivo. Aiuto. Ma che... Oddio Abe, arrivo subito ad aiutarti, tranquillo. Presto ragazzi, oddio che schifo, aiuto. Sto così, è attaccato peggio di un polpo ad uno scoglio, porca stroica. Non così forte Sly, mi stai staccando la testa. Ci penso io ragazzi, lo colpirò con questa bottiglia di birra Duff. Oddio Abe, scusami. Aie, che botta. Oddio, il tacchino sta scappando. Dove vuoi andare maledetto tacchinozzo? Ti faccio a fette. Spiro, fermalo presto. Oddio che è sto coso, ora lo arrostisco per bene. Vieni qui tacchino indemoniato. Oh no, oh santo Natale, oh cielo, l'albero di Mike ha preso fuoco, e ora che facciamo? Aiuto ragazzi. Ragazzi, ma cosa? Mike, ti prego, possiamo spiegare? Il tacchino è volato in testa dei me. Oh no, il Natale, la mia festa è rovinata. Per favore ragazzi, lasciatemi solo, era un mese che preparavo tutto questo per voi, ma alla fine non sono riuscito a concludere niente. La mia festa è uno schifo, non ho avuto manco il tempo di ripulire la casa per voi. Andate a festeggiare da un'altra parte, io rimarrò a letto. Povero Mike, ci è rimasto davvero male. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa ragazzi. Dividiamoci e cerchiamo di salvare la festa del nostro amico.
Io mi occupo di prendere il gas per cucinare. Io mi occupo di trovare qualcosa che possa piacere a Mike. Io andrò al rifornimento all'angolo per comprare qualcosa da mangiare. Io ripulisco casa e vedo cos'altro posso inventarmi. Io darò un'occhiata alla centrale di polizia, sicuramente troverò qualche regalo requisito dagli sbirozzi. Cerca di non metterti in mostra come al tuo solito. Andiamo ragazzi. Bene, vediamo di procurare un po' di cibo. Ma, dannazione. La stazione è già chiusa e dentro non ci sta niente da mangiare. E ora cosa mi invento? Meglio dare un'occhiata da un'altra parte. Ma quello cos'è? Oddio, non ci credo. Una strage di Mudoconi. Chi è il pazzo che ha trivellato di colpi i miei compagneros della sventura spara sempre conmigo? Quel dannato babbo attuale non ha portato duone alla mia Sasha. Povero Minigan, sarà sicuramente triste, ma la pagherà cara! Mo ti faccio vedere io grosso dei miei coglioneros. Bada bim bada bom, ecco il Mudokon, che ora scende dal camino e ti ruba tutto il vino. Mannaggia i camini russi. Vediamo un po' di svaligiare questo assassino di Mudokon i canterini di tutto il suo cibo natalizio. Guarda qui che fortuna, c'è addirittura dell'assenzio per quel gran pezzo di sexy scheletro di Daniel. Ho sentito uno strano rumore venire da sotto. Sasha? Hai visto qualcuno in giro per caso? Oh santo Natale, se quello mi trova, mi riduce peggio dei miei compari lì fuori, sarà meglio nascondersi prima di fare la fine del cotechino di Natale. Cosa? È andato di sopra? Maledetto, intruso, se ti piglio ti cucino col goulash! Lo sapevo, ora diventerò uno spezzatino di Mudokon per il cenone di Natale. Eh? Chi è che suona a quest'ora? Ciao vicino, volevo augurarti intanto buon Natale. Poi ho sentito uno strano rumore provenire dalla tua casa. È tutto a posto? Grazie vicino, auguri anche a te. Comunque sì, tutto bene. Stavo solo lucidando il mio minigun Sasha. Sai, ha bisogno di attenzioni, come una bellissima donna. Ah beh, ok, mi fa piacere. Solo un consiglio vicino, ma... non sarebbe il caso di pulire il tuo cortile? Ah, quello, giusto. Sì, vicino, scusami ma ero dimenticato. Ora ripulisco subito. Quel mangiapanini smitragliatore è impegnato fuori, sarà meglio saccheggiargli la cucina e tornare di corsa a casa di Mike. Notevole, Abe. Or dunque vediamo cosa posso comprare a Mike per Natale, chissà se sto negozio fa al caso mio. Buonasera buon uomo, stavo cercando un regalo per Natale per un mio amico, è uno che ci sa fare col fucilazzo. Se a questo tuo amico gli piace sparare, GTA 5 è il migliore. Se no, se preferisci qualcos'altro di più tecnologico da questa parte, prego. Qui può trovare altri videogiochi se preferisce. Se no qui ho i preassemblati. Ne ho uno con una 3060T che fa girare tutto al meglio. Buon Dio, ma per caso lei viene dalla Gallomir del Sud? No, perché l'accento è simile ai buzzurri che abitavano in periferia. Farò finta di non aver sentito. Comunque dia pure un'occhiata, io controllo il retro, se mi cerca sono lì. Allora, questi affari mi sembrano dei mini frigoriferi, forse dentro potrei trovarci dell'assenzio. Oh, oh. Ops. Forse questo era vuoto. Controlliamone altri per sicurezza. Niente assenzio per me oggi. Ma che minchia stai combinando? Bastardo di uno scheletro, vieni qua che ti gambezzo a colpi dello para. Oddio no, non volevo, mi dispiace.
Non si può certo negare che qui da Rudolf si mangi male, anche a Natale. E quest'anno ho fatto tanti bei soldini sfruttando i miei dipendenti XD. Non ci credo, hai davvero concluso quell'affare. Grandioso. Ora passami le noccioline però. Questa sera il cenone di Natale preparerò la mia specialità. Drago flambé al cioccolato. Ma mi serve il drago. Vediamo di sbrigarci con questa ispezione natalizia, così torno a casa a festeggiare con mio marito iacuziano. Ehi, mi scusi signorina orientale, ecco, avrei bisogno di un favore nataloso. Oddio, un lago che pala. La prego signorina, mi faccia entrare lì dentro, devo salvare il Natale di un mio amico. Sei proprio un laghetto calino, dai mettiti sotto il mio vestito, ma ricordati che mi devi un favore. Da Rudolf e buon Natale! Avete la prenotazione? Buonasera, mi chiamo Toshiko Kasen e sono un NAS. Nucleo antisofisticazioni? No. Natale antisofisticazioni. Mi faccia dare un'occhiata al locale. Ok, prego. Grazie. Eh? Non sapevo che le ispettrici NAS avessero la coda da drago! Draghetto, se ti muovi così tanto lì sotto ci falai scoprire. Non solo ti calmi con la coda. Sto controllando un po' la situazione in giro coi clienti. Devo pur sempre fare il mio lavoro da ispettrice. Sì, scusami, solo che è difficile muoversi qua sotto. Sto iniziando pure a sentire caldo. Ne sentirai ancora di più dopo, fidati. In che senso? Non ho capito, devo forse avere paura? Ma che paura, ma ricordati che mi devi un favore. Buonasera e buon Natale. Sono l'ispettrice Nastoshiko. Vorrei dare un'occhiata alla sua cucina. Ispettrice? Pure Natale? È inammissibile lavorare in questo modo. Me ne vado in pausa, ecco! E il cuoco scolbutico ce lo siamo levati dalle palle. Very good. Ora puoi uscire, draghetto viola. Grazie signorina Toshiko, grazie per avermi aiutato a entrare. Io mi chiamo Spiro e sto cercando degli utensili da cucina per salvare il Natale a casa di un mio amico. Allora ti conviene sbrigarti prima che quel cuoco si accolga di aver dimenticato il suo cappello da chef. Puoi uscire dalla porta di servizio quando hai fatto. Ci vediamo al vicolo sull'etlo. Oh merda, è tornato. Ho dimenticato il cappello, dannazione. Eh? Eh? Un drago? Ora ti cucino per bene! Oddio, mi hai scoperto il cuoco francesino. Non ti avvicinare o ti arrostisco per bene. Perfetto, col cuoco fuori gioco puoi andare indisturbato. Io finisco l'ispezione in questo cesso di posto e ti raggiungo sul letlo. Minchia che botta che gupress, ci vediamo dopo allora. Ne approfitto pure per darmi una linfrescata. Ma dov'è finita? Ah, eccoti Toshiko. Senti, ho aspettato tutta la sera. Ora zitto e vieni dietro quel cespuglio sexy draghetto viola. Devi darmi la mia ricompensa. Oh santo Natale! Ora devo sbrigarmi o farò tardi alla festa di Mike. Senti, non è che ti andrebbe di farmi compagnia a cena? Solo se dopo mi prometti che torniamo dietro al cespuglio. O santo Fortescue, protettore del Natale. Anzi, vieni adesso che abbiamo ancora qualche minuto a disposizione. Notevole, Spiro. Ma
Ma tu guarda, se ci tocca il turno alla vigilia di Natale, ma io stavolta andrò dai sindacati, e si mi staranno a sentire quei figli della gran zoccolona natalizia. Mi hanno sequestrato la motosega proprio alla vigilia, quell'ispettrice Fox non perdona nessuno neanche durante le feste. Caramelle. Ehi Foxy, dovresti rilassarti. Su via, siamo a Natale dopo tutto. Smettila di stressarti appresso a quel Cooper. Natale un ol crimine non riposo mai Flint. Quante volte devo ripetertelo, quel maledetto procione non si fa scappare nessuna occasione per commettere atti efferrati. Ok, ok, calmati. Piuttosto perché abbiamo requisito un dono di Natale. C'era qualcosa di sospetto? La gente che l'ha requisito dice di averlo sequestrato ad un tizio con le gambe robotiche ed un fucilazzo d'appresso. Capisco, Foxina cara. Ti ho preso questo bellissimo vestito per Natale. Dovresti indossarlo per rimanere in tema festaiolo. Così ravviviamo quest'ambiente morto in caserma. Ti giuro che se continua così mi annoio a morte. Aspetta, in che senso? E dove stai andando ora? Vado a farmi una doccia, che è tutto il giorno che ho quest'uniforme addosso. Al contrario di te, io penso a rilassarmi alla vigilia di Natale. Ti consiglio di fare lo stesso. Oddio, come devo fare con quella Flint? E ora questo vestito natalizio? Una come me non può mettersi in ridicolo in questo modo. Sono l'ispettore Fox, dannazione. Al momento non posso infiltrarmi là dentro, è troppo sorvegliato, devo aspettare il momento giusto. Buonasera, senta, mi serviva una buona bombola del gas per la cena di Natale, può aiutarmi? Buonasera signorina, prego, abbiamo una vasta scelta di bombola a gas. Non sono un arrotino, ma ne intendo lo stesso. Perfetto, è proprio quello che mi serviva. Grazie e buon Natale, signorina. Ma sente questo strano rumore? Cos'è? Oddio, ora che me lo fa notare. Ti prego, perdonami, amico. Torna qui, maledetto sexy scheletro d'armatura! Fratello, perché insegui un sexy scheletro in armatura? Oddio, ma quello è Dan. Finalmente ti ho in pugno, bastardo! La prego, si fermi, ragioniamoci su. Le due ultime preghiere? Attenta, Joe. No! Fratello mio! Cazzo, Dan, scappiamo. Hai sentito, collega? Un'esplosione al negozio di ferramenta, andiamo a controllare. Se andiamo, Arcimboldo. Notevole, Josie. Non so cosa sia stato quel botto, ma ha tolto gli sbirri dall'entrata. È la mia occasione di sgattaiolare come un procione fluffoso. Dunque, o sono già andati tutti a cambiarsi per il cambio turno, o tutto ciò è molto sospetto, manco una guardia in giro. Devo stare attento. E devo assolutamente trovare il regalo requisito a Mike. Porta chiusa dell'ufficio del capo della polizia e... Non ci posso credere. È proprio lei. Agente Fox dell'Interpol. Pure a Natale in servizio, dovrebbe davvero rilassarsi ogni tanto. Però che bel vestitino che si è messa, quasi me ne sto qui a sbirciare ancora un pochino. Stupida Flint e i suoi regali di Natale perversi, così sembro la baldracca di Babbo Natale. Al momento meglio cercare la chiave di questo ufficio, vediamo un po' dove posso trovarla. Ci sarà qualcuno in servizio con un mazzo di chiavi, no? Oddio, chi è che fa la doccia in centrale? Oh, agente Foxy, quanto sei sexy tu, col vestitino di Natale su. Oh, santa toppa al furri di Natale. Ma chi è questa meraviglia vivente? Non sai cosa ti fare sotto il dischio.
Quanto è bello rilassarsi dopo una giornata di lavoro qui alla centrale. Vieni qui, Topina. Sly. Ripigliati e pensa alle chiavi, eccole, sono proprio lì, accanto a quel bel culetto fuori dannazione. C'è qualcuno per caso? Foxy, sei venuta a sbirciarmi sotto la doccia? Fiu, per un pelo. Devo tornare di sopra, ma non so se avrò la forza per farlo. Speriamo che le chiavi funzionino. Buonasera, agente Fox, guarda un po' chi si è fatto vivo alla vigilia di Natale solo per te. Ma... è uscita? Meglio per me allora, mi frego il regalino e hasta la vista, baby. Fermo lì, Cooper. Maledetto sacco di pulci, ti ho in pugno adesso. Sapevo che non avresti resistito al crimine neanche alla vigilia di Natale. Ehi! Agente Fox, ti sei nascosta dietro la porta perché volevi mettermi in trappola? Sei proprio una diavoletta pelosetta e quel vestitino ti sta proprio bene. Beh, grazie Sly, è carino da parte tua. Ma aspetta. Non cambiare discorso, brutto procione mascalzone. Ti dichiaro in arresto una volta per tutte. Hai il diritto di rimanere in silenzio e di farti arrestare, ecco. Dai, Carmelita, non c'è bisogno di arrabbiarti come al solito. Abbassa pure la pistola, oramai sono in trappola. E poi vorresti davvero rovinare il Natale ad un bel procione come me? Non fare un altro passo o ti stendo e passerai la vigilia di Natale in prigione. Non ho intenzione di fare altri passi, voglio solo farti vedere la mia mossa segreta. Mossa segreta? Cooper, ma che stai? Sapevo che non ci si può fidare di voi militari. Oh no, Otis non è come sembra. È stato Cooper ad aggredirmi. Oh my god, non ci credo, Foxy. Te ne stavi chiusa nel tuo ufficio a sbaciucchiarti il procione ricercato. Questa sì che è bella. Flint, che ci fai qui? Dannazione Flint, prendilo presto. Ebbene, cara ispettrice, è ora dei saluti. Mi piglio il regalino e addio, buon Natale. Fermo, Cooper. Dannazione, prendetelo, Flint, che stai aspettando? Non vedo un accidente. Sparito. È sparito. Cooper. Maledetto sacco di pulci. Stai tranquilla, Carmelita. È tutto sotto controllo. Vedi, nel regalino è presente una trasmittente a forma di fiore come se fosse un fiocco regalo. Possiamo tracciare la sua posizione e stanarlo più tardi. Notevole, Sly. Ho deluso i miei amici proprio a Natale. Sono un fallimento. Dai, Mike, scendi sotto. C'è una sorpresa per te. Basta stare a letto a piagnucolare. Josie, vi ho deluso. Ho detto che mi occupavo io della festa e ho combinato un disastro. Ho rovinato il Natale a tutti. Non potevi arrivare a fare tutto da solo. Ecco perché abbiamo pensato noi al resto. Dai, su, andiamo, che gli altri ci aspettano. Oddio, ragazzi, ma che... Auguri, Mike. Non ci posso credere. Avete fatto tutto questo per me, ragazzi. Sono senza parole. Grazie a tutti. Ebbene sì, ci siamo fatti in quattro per rendere tutto ciò possibile. Viva l'Assenzio! Scusaci se abbiamo incendiato l'albero di Natale. Speriamo che questo possa farci perdonare, amico. Io ho rischiato veramente grosso per recuperare cibo e bevande XD. Io ho pulito casa, poi ho conosciuto Toshiko e l'ho invitata qui a cena. Dopo torniamo nel cespuglio, non te lo scoldare. Mi avete addirittura recuperato il regalo di Natale che mi aveva requisito la polizia. Grazie. Sono al settimo cielo. Ma questo cos'è invece? Una rosa azzurra. Sly, ne sai qualcosa? Bussano. Ragazzi, avete invitato qualcun altro per caso? Chi può essere? Desiderate? Posso aiutarvi in qualche modo? Cooper è lì dentro. Presto, sfondiamo la porta e catturiamolo. Hanno saccheggiato il mio ristorante! Sono qui per mia moglie. Ho sentito dire che si è fatta scopare da un blago viola. Oh no, hanno distrutto i negozi! Io prenderò gli avanzi! Qualcuno mi ha rubato i sandwich! Ed è un crimine molto grave! Ragazzi, a chi avete preso tutta questa roba?
Come mai? Ed è così, mie dolci donzelle, che si conclude la scapestrata storia di questo magico Natale spontroso. Gli amici di Mike erano riusciti a risollevare le morale al loro amico, ma ne stavano per pagare le amare conseguenze. Oddio, paramedic, non è come pensi, davvero? Brutto vecchio pervertito di Natale, se ti prendo ti riduco peggio di Snake contro The Boss. Ti sei circondato da squadrine e ti sei scordato di me. Ragazze, aiutatemi! Ma non dimenticatevi di passare un buon Natale! Torna qui, schifoso maggior zero dei miei stivali. Oddio, paramedic! Abbi pietà, ti prego! Notevole. No, no! Aspetta un secondo, Neb dei miei stivali. Qua ti stai scordando la parte più importante del video. Ah, giusto, Mord, scusami. Metto subito la parte non censurata di Officer Flint sotto la doccia. Cosa? No! Parlavo dei ringraziamenti, brutto pervertito che non sei altro. Ah, sì, giusto. Che cosa avevo capito? Bene, dunque, ringraziamo lo straniero 91 per aver doppiato vari personaggi e anche Rodolfo per la voce di Major Zero. Scusate per la mancanza di loquendo e tutto, e il team vi augura un buon Natale e un felice anno nuovo.